Allora, di prova del 9 per i Rimini, i biancorossi tornano a giocare in trasferta dopo la sconfitta, l'unica stagione avvenuta a Budrio col Mezzolara, maglia verde per la formazione di Gaburro. Non è una partita facile per la capolista, anche se dalla bandierina Pannelli sfiora da subito la marcatura con l'uscita incerta di Cizza. La prima iniziativa dei fanfulli a cura di Baggi, ma la conclusione del numero 7 è da rivedere. Marietta sporca per la prima volta i guantoni poco dopo sul tiro insidioso di Sanogo. Il Rimini replica con Andres che porta avanti il pallone e serve Tonelli, ma l'ex Sant'Arcangelo è follista. Schiaccia troppo alla conclusione. Rimini ancora pericoloso con l'asse, questa volta composto da Gabbianelli Mencagli, colpo di testa di quest'ultimo al lato. In chiusura di tempo i bianconeri non perdonano e vanno in rete grazie a uno scambio che porta al tiro a Spaviero, 1-0 per il Fanfulla. Nella ripresa ti aspetti la reazione del Rimini, ma essa no a rendersi pericoloso con un traversone sventato puntualmente dalla retroguardia biancorossa. Il Rimini quando mette palla a terra si rende pericoloso con Mencagli, la cui conclusione viene stoppata in angolo. Da calcio piazzato e Germinale questa volta a sfiorare i pari, colpendo la base del palo alla sinistra di Cizza. Il Fanfulla, spentosi nella ripresa, sfiora il raddoppio con l'unica incursione pericolosa a cura del suo numero 10 Balla, ma dal possibile raddoppio si passa a momentaneo pareggio. Il Rimini acquisisce campo e metti con traversone in aria indirizzato sul piede caldo di Germinale che non tradisce l'appuntamento con la rete. 1-1 è ristabilita la parità in campo, ma poco dopo i biancorossi la ribaltano, colpo di testa in mischia di Germinale a favorire Ferrara che dentro l'area di rigore fredda Cizza e via al 2-1. Sarà questo il gol partita che permette a Rimini di mantenere i più 3 sull'intigione. Nel finale Cizza evita il passivo maggiore intervenendo su Tomassini per l'1-2. Finale.